tutti, benvenuti o bentornati su Pepita TV. Finalmente, dopo l'estate, siamo di nuovo negli studios di Pepita TV. Negli studios. E oggi vi parliamo, anzi parliamo a noi stesse. Noi stesse. Parliamo della nuova serie Star Wars su Ahsoka Tano. Sigla. Mi sono messa anche la maglietta a tema. Bravissima, io non sono a tema. No, secondo me sei un po' a tema perché c'è un po' questo tema Tatooine. Esatto, sì. Il classico stile etnico di Tatooine. È il classico posto dove ti aspetti di vedere comunque un mercatino tipo souk. Sì, assolutamente, mercatino souk, stampe, falafel di Tatooine. Sì. È uscita Ahsoka. È tornata Ahsoka. Allora, intanto subito parentesi iniziale, siamo alla terza puntata uscita attualmente, sì, domani. Esce la quarta, perché questo video esce di martedì nel futuro, che è il passato. Oggi è martedì. Mi raccomando, e questo video sarà spoiler fino alla terza puntata e soprattutto anche un po' spoiler di Rebels e di Clone Wars, raga, se non l'avete visto è inevitabile, cioè è inutile che guardate Ahsoka o comunque tanto sarete spoilerati, quindi no. In ogni caso. Allora, ci sono dei fantastici riassunti, se posso suggerire, su YouTube di Rebels e Clone Wars, giusto per capire di cosa si sta parlando nel telefilm, che è uno di quelli che ho provato a far vedere al mio fidanzato. È stato inutile, però magari il vostro è stato inutile perché dormiva Però sì, ci sono dei riassunti molto esaustivi per capire cosa sta succedendo. Se non avete visto niente, è veramente difficile, cioè io mi metto nei panni di chi non ha visto né Clone Wars né Rebel né tra l'altro The Bad Batch, perché c'è anche qualcosa, sì, c'è anche qualcosa di quello, esatto, fine. E quindi è un cassino, ragazzi. In realtà, se non hai visto tra l'altro tutta sta roba, tu non sai neanche chi è Ahsoka. No, e dici che cazzo è che hanno fatto la serie su di lei, a parte il fatto di prendere Rosario Dawson, che cioè, ci sta, va benissimo, esatto, vogliamo prendere Rosario Dawson per fare qualsiasi cosa nella vita, noi la guardiamo. Introducete un attimo il personaggio. C'era anche Mandalorian, però vabbè, tipo due secondi. Sì, che tra l'altro non si capisce, perché io sono andata a vedermi tutta la timeline di Mandalorian, The Book of Boba Fett, ma secondo te ho risolto qualcosa del chiarimento nel cervello? No, cioè io continuo a leggerlo e continuo a non ricordarmi, perché è un po' un casino in effetti, nel senso che praticamente vabbè, allora, quindi Ahsoka viene dopo Rebels e Rebels era praticamente collocato in un periodo che è tra, non so, episodio 3 e poi episodio 4. Okay. Ok, quindi quando ci sono i ribelli, tipo Rogue One. Sì, beh, Rebels certo. È nel periodo di Rogue One. Esatto. Questo invece è dopo, infatti sono comunque tutti invecchiati. Esattamente. Questo è dopo, dopo la battaglia degli Ewok. Esatto. Perché questa cosa, tipo, qualunque fan di Star Wars mi dovrebbe fulminare perché non mi ricordo come si chiama. Sto dicendo la battaglia degli Ewok. Vabbè, se sei fan di Star Wars, sapete, se te la comunque prendi per queste cose. Infatti, non prendete. Cambia canale. Noi siamo di fan di Star Wars goliardici con le caramelle, i gelati. Nel periodo storico siamo a, che c'è la Repubblica, che però ci sono comunque ancora dei filo imperiali. Perché è normale così, che da un giorno da oggi al domani. Sono in tutti gli strati del governo imperiale. Ah, grandi, siete dei geni, li avete lasciati lì. Sì, perché tra l'altro, esatto, cioè, geniale questa cosa, tipo crolla l'impero, impero, brutti bastardi, però comunque tutti i dipendenti dell'impero noi li riassumiamo, sì, perché è il welfare dei pianeti di Star Wars. Ma no, raga, non li riassumete, cioè questi è ovvio che sono filo imperiali. Fanno esplodere le cose. Ma lo dobbiamo dire noi, che siamo pure dei fan di merda. Esatto. Quando saremo arrivati al nostro governo. Esatto, terremo tutti. Noi non vi riassumeremo. All'interno. Noi non ve li assumiamo. Tra l'altro è una cosa che ripetono costantemente, cioè in tre episodi l'avranno detto almeno sei volte. Ma secondo me perché non ci credono neanche loro. Nel magazzino lì che distruggevano le navi e riassemblavano. Poi alla riunione. Perché anche loro dicono, ma perché abbiamo, cioè, perché sto governo fa così schifo? Ce lo chiediamo anche noi ogni giorno. E tra l'altro è palese che quella commissione che appare via ologramma ci sia qualcuno che federa l'impero, cioè non serve Sherlock Holmes per capirlo. Noi lo sappiamo. Quindi niente, feelings di questa feelings
serie. Bellissima, cioè io sono proprio gasatissima da questa serie, perché a parte che sono curiosissima di vedere appunto i personaggi di Rebels, eccetera, fatti veri, non so come dire, live action, e per adesso secondo me ci fanno proprio, hanno fatto un lavoro della Madonna, stranamente. Sì, top. E stranamente la Soka è fichissima e speriamo che nei prossimi episodi e durante tutto il resto della serie si scoprano cose un pochino più tipo esoterismo Jedi. Io spero quella roba lì. Anch'io un botto, perché tra l'altro sono quelle cose che invece non sono mai state tanto cagate. No, più nei libri che nei film, libri che io non ho letto e quindi... Noi non leggiamo. Non è vero. Però sì, so che nei libri canon, poi ovviamente con l'uscita di questa cosa ho capito che forse certi libri non sono più canon. Sì, questo sì. È successa una roba strana, è successa. Ma questa cosa qua era già successa tra l'altro con dei fumetti vecchi. C'è una roba da nerd veri, ragazzi. Tra l'altro queste cose non le sopporto, cioè per me i problemi di continuity, anche sulle cose che non ho visto, non ho letto, mi mandano proprio in bacca. Comunque anche se non ho letto il libro, mi dà fastidio. Mi dà fastidio che esista qualcosa che va a minare la continuity. Preferisco piuttosto che ci metti la patch a Marvel che dice, ma è un altro universo. È un altro universo. È un'altra timeline, un altro universo. Ok. Tipo la segreteria telefonica della Marvel che tu chiami e dice, è un'altra linea temporale. Signorina Iamonella, smetti di chiamare. Sì, l'abbiamo detto che è un'altra linea temporale. Adesso abbiamo questa strada per la galassia sconosciuta e babà, che spero sia una roba super fiera, esoterica. Speriamo, cioè. Sì, anch'io lo spero un sacco, anche perché c'è, cioè, comunque Ahsoka, questo fatto qua che lei è Jedi ma non è Jedi, no? E comunque è la cosa che rende il personaggio fico, secondo me. A parte anche l'aspetto estetico, che è fichissimo, le spade, tutto è super fica. È Rosario Dawson, è proprio figo il fatto che... nello spazio con una spada. Lei appunto è un personaggio che comunque è Jedi ma non è Jedi. Infatti mi piace anche il fatto che abbia come Padawan La Mandaloriana. Perché nessuno si ricorda come si chiama. No, lo so io come si chiama. Sa. Perché si chiudeva Rebels con loro due che vanno alla ricerca di Ezra. Di Ezra. E Non Miller, quella è pazza, ne abbiamo già parlato in un altro video. Non ne parliamo più, se no ci arriva una denuncia sicura. Se volete vedere il video in cui parliamo male di Ezra Miller, lo potete vedere. È linkato. Esatto. No, vanno alla ricerca di Ezra, però non si sa perché cosa fanno, cosa succede, perché Rebels finisce così. Mm-mm. E qua scopriamo che Ahsoka ha preso la Mandaloriana, di cui sappiamo ovviamente il nome ma non lo diciamo per motivi di privacy, e la sta addestrando come sua Padawan, che è una ficca. E poi ha smesso. Però noi questo addestramento non l'abbiamo visto da nessuna parte. Ed è però una ficata, anche perché non c'era dato di sapere che lei avesse qualche minimo connessione con la forza. Zero. E mi piace proprio il fatto che lei l'addestri anche se non ha dimostrato. Esatto. Quindi cioè... si cancella tutto il discorso dei piccoli bambini che manifestano il legame con la forza. Perché ovviamente la forza ce l'abbiamo comunque tutti. Per alcuni è più naturale, per altri ci vuole più allenamento, però. Sì, è bellissima questa cosa, anche che cerca di muovere il bicchiere come abbiamo fatto noi. Io l'ho fatto da piccoli e anche l'altro ieri. Io l'ho fatto l'altro ieri, mentre guardavo la puntata. Ma anche chi non ha mai visto Star Wars ha provato almeno una volta nella vita a spostare un oggetto col pensiero. Bellissimo, uno dei miei personaggi preferiti attualmente di Ahsoka è il droide allenatore. Sì, adoro, bellissimo. Meraviglioso, che sono io quando mi sveglio male. Il droide spacca. Bellissimo, uno dei droidi più belli. E... Che poi, cioè, i droidi hanno sempre un po' la parte della macchetta umoristica. Però in questo caso qua, secondo me, c'è anche quel fantastico, proprio. Fantastico. Perché non si erano, tra l'altro, mai visti dei droidi allenatori della scuola. Cioè, secondo me, è l'unico rimasto in tutto l'universo lui. Perché ce l'hanno fatto esplodere l'Accademia Jedi. Però non si sa se è un droide dell'Accademia Jedi originale o di quella di Skywalker.
Ottima domanda. Non so se Skywalker c'avesse i droidi. I droidi allenatori. Troppo. Dici? Cioè, vai degli alberi. Troppo naturalista. Sì, secondo me, esatto. Lui, avendo avuto questo tipo di addestramento anche lui un po'. Sì, un trauma. Tipo correre nei boschi con un nano verde sulle spalle. Secondo me poi ha mantenuto un po' quella stile. Sono tipo quei villaggi che trovi nei paesi della Toscana. Sì, secondo me. Così. Comunità. Sì, vabbè, me lo immagino così. L'addestramento Skywalker io lo farei comunque. L'addestramento Skywalker sì. Lo faresti con l'incendio e il villaggio finale da parte. Quello no, quello parte che eviterei. Saresti tu che ti svegli. Loro ci piacciono, tutte. Mi piace anche Hera in generale, Syndulla. Uh-huh, che uh-huh. Tra l'altro, fun fact, l'attrice è la moglie di Ewan McGregor. Nepotismo forse, però comunque stiamo, mi piace, sì, ce ne stiamo. Ce ha fatto è il figlio che è il figlio. Io sono curiosa di vedere il figlio perché allora, sempre parlando di Rebels, se c'è il Jedi che addestra Ezra che è Kanan Jarrus. È uno dei miei Jedi preferiti perché anche lui comunque c'ha un po' questo tormento e c'ha questa diciamo un po' love story con il generale Syndulla, che non era ancora generale, no. Ai tempi, e nell'ultima puntata di Rebels si vede che in effetti, anche se lui ormai non c'è più, hanno avuto un piccolo bimbo che adesso è un ragazzino in questa serie. Non so se ci parla bene qualcosa, ma spero di sì, perché comunque sarebbe figo anche, cioè, comunque lui... A maggior ragione dovrebbe avere dei geni special. Cioè i midi-chlorian che gli escono proprio dai pori. Sì. A un certo punto non dice una roba tipo voglio allenarmi. Sì, dice che anche lui vuole essere tipo. Perché viene fuori il discorso che Sabine è Padawan di. Ah, ok. E anche lui vorrebbe essere un Jedi. E tu no. Tu no. Ma testiamo questa ragazza che non ha assolutamente nessun talento. Sì, comunque è pieno di donne, raga, sì, è allora, bellissimo, forse è anche troppo. È un pochino girl washing, non so sì, come dire, non so come si può dire a questo punto. Cioè, io apprezzo tantissimo perché ci sono un sacco di personaggi femminili, ma da passare a non ce ne sono o ce n'è una ed è in pericolo a sono tutte super cazzute con gli occhi laser, cioè... È un po' too much. È un po' too much. Vabbè, ma questo è il solito problema che si presenta adesso con tutti i film e le serie, soprattutto delle giga multinazionali, Marvel, Disney, compagnia bella, che devono mettere tutte le etnie, che devono. Cioè, giustamente, siamo tutti felici. Ma abbiamo un sacco di tempo per farlo. Non è che adesso in ogni cosa ci devono essere 600 tipe, tutte fighissime che spaccano. Ok, abbiamo capito che avete fatto questo ragionamento, va bene. Ci piace tanto. Calma, potete lo stesso mettere anche dei personaggi maschili. Anche... Cioè, non ci offendiamo. No, dei manzi, ma mettetene quante volete. Mi aspetto nella quarta puntata che salvino un povero uomo in difficoltà a questo punto. Che compaia un uomo. Che compaia un uomo. Comunque devono trovare i droidi, però sono solo droidi gli uomini. Che sogno, raga, che sogno. Ma noi ci stavamo dimenticando dell'altra donna cazzuta la bionda. La bella bionda. La bella bionda mi è piaciuta un sacco. Sì, mi è piaciuta un sacco. Sì. Tra l'altro anche lì, infatti, nella parte, diciamo, cattiva, ci sono questi due personaggi. In cui l'uomo è comunque il maestro, esatto, però dovrebbe essere lui, sembrerebbe lui il maestro. Sì, di lei, sì, no? Lui è il maestro. Però sembra un po' Padawan. Tipo un mollaccione, tipo che non gliene frega proprio di te, che è un po' lì per caso. E lei invece si è casatissimo. Li ammazziamo tutti. Anche nella stazione. Ma questo è Dottor Strange, comunque ti devo dire. Quando scoprono il tondo, l'anello, l'ultimo anello nello spazio, iperspazio, con 20.000 motori a scoppio, sicuramente, eccetera, la cattiva dentro è una signora. Sì. Ultima cosa che stiamo adorando è il... Slotcat. Lotcat, bello, che bellissimi. Io ho fatto degli urletti, devo essere sincera. Mi volgati, dicevo guarda,
sono i gatti dello spazio. Va bene così. Sono troppo belli. Le faranno sicuramente come hanno fatto con Grogu. No, sì, ma mi aspetto troppo il pupazzo di quella roba. Il pupazzo, sì. Io a Natale lo voglio, grazie. Se non c'è già. Hai qualcosa da dire su questo murales completamente a caso, senza senso? Murales a caso, senza senso, vero, però quello è stato il, cioè appunto tipo il fanservice che sì, serviva. Però potevano tipo fare un murales fatto tra Blair di Rebels, disegnato come il cartone animato del film. Raga, non si è mai visto un fumetto, un disegno, sono tutti ologrammi. E c'è un murales disegnato con l'acrilico. Cioè, non ha senso. Dovevano fare un murales dipinto. Sì, vero. Vero. Con magari sarebbe risultato un pochino più kitsch, diciamo. Ok. Anche così. Però è kitsch, in effetti. Però, raga, cioè, veramente, questo me lo dovete spiegare. Voglio un autore che mi spieghi a chi è venuta in mente questa cosa. È una conclusione finale con voto attuale di come sta andando. E cosa vorremmo che succedesse? Cosa pensiamo che succederà? Bellissimo, sì, un po' troppo girl wash, pink wash, un po' come vogliamo chiamare. Le aspettative sono esoteriche, cioè io mi aspetto che sia l'occasione buona per spiegarci un po' di lore oscura, vera di Star Wars, che siano le gemme delle spade laser, che sia tutta l'energia dei midichlorian, la forza in generale, le galassie che prima facevano i viaggi manco fossero in crociera e poi per milioni di anni non si sono più spostati in altre galassie. Voglio sapere tutto, e se no ci rimango male. Piango. Anch'io mi sta piacendo. Prime tre puntate figata. Sono contentissima che stiano usando i personaggi di Rebels e quindi spero appunto che continuino, quindi che ci sia anche una storia sul figlio di Kanan Jarrus, che ci sia la storia di Ezra, dove è andato a finire, cosa è successo. Anch'io vorrei un po' di robe sui Jedi, perché alla fine di tante serie robe e cose che hanno fatto, poi sulle teorie, sul misticismo, nelle queste cose qua non ce le hanno mai, sì. Cioè, tutti i templi Jedi, i libri dei Jedi, chi li ha scritti, come è iniziato, cosa è successo, da dove viene la forza, tutte queste cose le vogliamo sapere, cioè noi vogliamo studiare. Diventare Jedi. Vogliamo diventare Jedi. Postilla sui capelli di Sabine. Sì. Poi chiediamo, oltre al fatto che c'ha questo chatuscio. Allora mi dovete spiegare. Lei ha i capelli lunghi, ok? E ce l'ha qua lo chatuscio. Se li taglia e ce l'ha qua. Esatto. Allora vuol dire che i suoi capelli sono vivi? Ok, i suoi capelli sono vivi. Ma non solo, perché va bene tutto, va bene che siamo nel mondo di Star Wars ed è tutto un po' più magico. Ma se io ora prendo un pugnale, prendo i capelli così e me li taglio qua, non è che mi viene questo pixie cut perfetto. A Mulan mi è venuto. Forse bisogna saper maneggiare la forza. Ecco, l'unica percezione di forza è il suo chatuscio, esatto. Magico. Dovevamo fare questa puntata con Pollo. Noi per la prossima puntata di questa discussione, sì, su Ahsoka pretendiamo Pollo, sì. Quindi scrivete Pollo sotto nei commenti. Hashtag Pollo. Ciao.